Come se ne viveva sotto padrone? Quindi Torelli non era granché, Giuliani era un po' meglio. Giuliani se la ragionava meglio. Perché non rispettava le regole. Perché testavano troppo addosso. Veniva a controllare. Controllava. Poi specialmente dopo che i contadini, diciamo, i contadini, c'è stata la legge che hanno dato il 53,58%, poi il 58%, non il 50-50, capite? Cioè il 53-58 andava al padrone? Al contadino. Prima 50-50, no? Poi il 53 il contadino, poi il 58. Poi il 58, allora anche peggio, te stava in più. Più sopra. Superavate contro? Contro i padroni, non solo contro il vostro padrone, contro tutti contro i padroni. Contro tutti, come si dice. E chi c'era insieme a voi che scioperava? L'agricoltura, quei mezzadri, tutti. Eravate sì, tutti ma come d'accordo. Lei, ma sa, come dico, come a capo. Come capo. Come una persona che... C'era a capo. No, se, cioè, se era solo magari pochi, oppure è stata tutta una cosa che ha riguardato tutti i contadini del comune? Sì, sì, tutti i comuni facevano sciopero. Dopo allora il governo, adesso... Hanno fatto sciopero anche tra le città, una volta il governo. Noi altri facevano sciopero, i maestri facevano sciopero. I impiegati comunali facevano sciopero, tutti facevano sciopero e allora dopo il governo ha messo il 53 per i contadini e il 46 per i padroni. Dopo non ci ha bastato perché era poco, ci ha dato il 58. Il 58. Facevano sciopero tutti. E andate i padroni e dopo i padroni, capisci? Ma dopo la cavolta in su, molti hanno venduto. Bugiata vendita, perché te guardate il 58 buono noi altri. E le spese erano la metà, capito? Stessa metà. Sì, perché poi la famiglia è grossa, grandi clavocerno, poi tu hai controllato, guarda tuo padre. Sì, sì. C'erano 7-10 fiori. Te non capisci, è sotto padrona. E comagnava il pan del Gran Turco, d'orso. Capito? Non ci rimaneva niente, ne facevi a... E grado, non è a quei molto come adesso. Dopo, certo, dopo la terra vendeva poco. Il concime non c'era. La terra rendeva poco, neanche. L'attrezzatura era quel che era, non c'era.